un'opportunità, io vi ruberò veramente pochi minuti, anche perché, come vedete, la campagna è lunga, voteremo a metà ottobre e dunque ci sarà tutto il tempo per fare anche discussioni di merito, per affrontare nodi su cui è concentrata l'attenzione, la discussione nell'opinione pubblica del nostro paese. E io proprio su questo vorrei soffermarmi all'inizio di questo mio breve intervento, e cioè noi siamo a maggio, abbiamo ancora molti mesi, ma noi vogliamo creare una mobilitazione popolare. Non vogliamo che questa discussione diventi un affare solo di talk show televisiva, di pochi addetti ai lavori, ma vogliamo che invece ogni famiglia, in ogni luogo di lavoro, in ogni luogo di studio, in ogni circolo ricreativo, in ogni parrocchia, ci sia una discussione nei prossimi mesi, da qui ai prossimi mesi, perché ci sia un voto consapevole e responsabile, perché stiamo modificando non una parte secondaria della Carta Costituzionale, della Carta Fondamentale, della ragione per cui siamo un paese, siamo l'Italia, stiamo insieme. E siccome stiamo riconoscendo, perché questo è il punto, la prima parte della Carta Costituzionale, che non mettiamo in discussione, anzi vogliamo renderla più attuale, vogliamo rendere quei principi, abbiamo detto più volte che quella rimane la carta, una delle carte più belle che sono state scritte in Europa e nel mondo, e rimane una delle carte più belle, e noi vogliamo che quei valori, che quei principi che sono stati scritti 50, 60, 70 anni fa, per renderli attuali, per renderli moderni, per renderli adeguati alla società italiana, a questo mondo che cambia, noi abbiamo bisogno di modificare profondamente la seconda parte della Carta Costituzionale, e sarà questo l'oggetto della discussione, sarà questo l'oggetto dei comitati del sì, sarà questo l'oggetto dei comitati del no. E dunque innanzitutto riconosciamoci in quella prima parte, tutti quanti insieme, quelli che voteranno sì e quelli che voteranno no, perché è la parte che rende questo paese unitario, un popolo che si riconosce nella propria Carta Costituzionale, e quello è il punto fondamentale su cui dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione. E poi c'è la parte che riformiamo profondamente. Guardate, noi arriviamo già in ritardo a questa riforma. Avremmo dovuto modificare questa riforma già 10, 15, 20 anni fa e non ce l'abbiamo fatta, perché alla fine sono prevalse resistenze, in Parlamento innanzitutto, nella società italiana. E quando l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto riforme parziali che non hanno reso la nostra democrazia, le nostre istituzioni più efficaci, più trasparenti, più moderne, più competitive. Non perché siamo semplicemente in Europa, ma perché abbiamo bisogno di una democrazia che sia in grado di rispondere alle esigenze nuove di una realtà come l'Italia. Perché abbiamo bisogno come cittadini avere una democrazia non pesante, non sclerotizzata. Io continuo a fare i due esempi che sembrano a me più naturali, più normali. Noi continuiamo a pagare multe salate in Europa, e non è che le paga il Parlamento, le paghiamo noi come cittadini italiani, ognuno di noi. Ogni volta che ci combinano una multa, siamo noi che paghiamo queste multe. Quindi quello che stiamo discutendo ha qualcosa di concreto con la vita reale di un paese come il nostro. Noi siamo il paese più in ritardo nell'applicazione delle leggi europee, e non siamo in ritardo perché le contestiamo o le mettiamo in discussione, perché facciamo fatica con l'attuale sistema ad approvare queste leggi nel tempo necessario. Siamo il paese più in ritardo, insieme a noi c'è solo la Grecia. E siamo il paese che ha combinato nel corso di questi anni più multe rispetto ad altri paesi europei, perché facciamo una grandissima fatica, avendo questo sistema bicamerale perfetto, ad avere un'approvazione celere dei dispositivi legislativi, e a volte facciamo degli errori ancora peggiori, perché poi utilizziamo la legge di stabilità, quella legge fondamentale che si regola il bilancio dello Stato, diciamo così, ogni anno, per infilare dentro quel percorso legislativo, diciamo, tutte le leggi europee che dobbiamo approvare, e quindi combiniamo poi a volte dei guai peggiori, e quindi le soluzioni che troviamo sono soluzioni che non rendono efficace il nostro sistema. Quindi abbiamo bisogno di una riforma da questo punto di vista,
che rende il Parlamento italiano più efficace, più rispondente alle esigenze di una modernità della società italiana. Non possiamo correre, essere così veloci e avere una politica e delle istituzioni bloccate, totalmente bloccate, perché hanno bisogno di doppi passaggi, a volte di tre passaggi, a volte di quattro, di cinque passaggi. Pensate che se siamo arrivati a questo punto della riforma costituzionale, giustamente, abbiamo fatto qualcosa come sei passaggi tra Camera e Senato. Ci abbiamo impiegato 2 anni per approvare per l'ultimo voto sulla riforma costituzionale. È stato un bene, è giusto che sia così, ma questo riguarda la Carta Costituzionale, non può riguardare le leggi ordinarie, quelle sulle pensioni, sul lavoro, sulla sanità, sulla scuola, sul welfare. Non possiamo perdere anni e anni e anni per approvare un dispositivo legislativo solo perché c'è un rimbalzo, diciamo, di responsabilità tra le due Camere. Non c'è nessun paese europeo, tranne qualcuno, che ha una struttura istituzionale di questo tipo, sia i paesi che hanno con noi fondato l'Europa, sia i paesi che sono da poco hanno aderito al processo europeo. E dunque siamo ancora dentro una dimensione in cui la democrazia non risponde alle esigenze di una realtà più efficace, più moderna, più competitiva da questo punto di vista. Guardate che tutto questo ha un costo, perché se tu approvi con ritardo leggi fondamentali, ha un costo sulla società, sulla vita di milioni di cittadini. E questa è la ragione di fondo che porta a fare una scelta così radicale. E l'altra grande questione su cui si è discusso, io non amo parlare di aspetti che scuotono soprattutto la pancia del paese, ci sono già troppi che lavorano sulla pancia del paese. Dovremmo lavorare un po' sul cervello del paese, far riflettere un po' tutti quanti noi. Noi abbiamo fatto nel 2001 una riforma costituzionale del titolo quinto che ha reso la vita istituzionale del nostro paese più complicata. Abbiamo un sistema nel quale le realtà regionali sono diventate dei piccoli stati nello Stato, con prerogative che a volte è pazzesco persino discutere tra di noi. Se un imprenditore decide di investire in Molise, in Abruzzo, in Campania, troverà dispositivi di leggi totalmente differenti, incentivi e tassazioni totalmente differenti, una legge sull'urbanistica totalmente differente. Ma si può vivere in un paese in questo modo? Non abbiamo né le distanze, né le dimensioni dell'Europa, né le distanze, né le dimensioni degli Stati Uniti d'America. Eppure ci siamo dati un paese con 20 regioni e ognuna di queste regioni fa, per esempio, su un tema decisivo come quello del turismo, ognuno fa una propria politica del turismo. Ma in quale paese del mondo accade una cosa del genere? Persino sulla politica energetica siamo arrivati al paradosso che ogni regione si fa una propria politica energetica, che è un grande tema nazionale e addirittura la dimensione nazionale non è più corrispondente alle esigenze che abbiamo per rendere il nostro paese più competitivo su un tema fondamentale come l'approvvigionamento energetico. Allora abbiamo bisogno non di cancellare, perché noi abbiamo bisogno delle regioni, ma di ridarle una funzione più propria. Dare un rapporto nuovo, un rapporto diverso tra Stato e Regione, avere meno materie competitive, avere più una linearità, le Regioni facciano le politiche di sviluppo, utilizzino bene i fondi comunitari per le quali sono nate e non sprechino le risorse comunitarie, ma su alcune materie tutto questo deve ritornare in una dimensione dello Stato, perché così funziona in tutte le parti del mondo. E non possiamo noi pagare un prezzo, ma non noi, la politica, no, ma i cittadini, i milioni di cittadini che pagano un prezzo enorme. Noi siamo impegnati negli ultimi 14 anni a una politica di contenimento del nostro debito, del nostro debito pubblico. Siamo il secondo grande debito pubblico d'Europa, 132% del nostro PIL. Eppure ci siamo costruiti delle istituzioni che non sono in grado di contenere la spesa pubblica. E badate, questo è un grandissimo tema, perché nel corso di questi anni è cresciuta molto di più la spesa corrente, cioè quindi dal punto di vista, diciamo, non dei servizi, non dal punto di vista dei fondamentali servizi pubblici, scuola, pensioni, servizi sanitari, no, spesa corrente, cioè personale,
consulenze, stipendi, che non hanno prodotto sviluppo, crescita, e abbiamo ridotto notevolmente la spesa per gli investimenti, esattamente il contrario di quello che dovevamo fare. E dunque anche per questo abbiamo bisogno di una riforma dell'apparato istituzionale italiano. Queste sono le ragioni di fondo che spingono per una battaglia per il sì. Non stiamo mettendo in discussione la democrazia in questo paese, non stiamo mettendo in discussione i principi che hanno reso possibile la fondazione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e la nascita di un paese come il nostro. Noi stiamo mettendo in discussione gli strumenti attraverso i quali noi vogliamo realizzare il processo democratico, la decisione politica, e insieme a questo riformare la politica, riformare i partiti, mettere in condizione la società di essere più protagonista. Questa è l'altra grande sfida che sta davanti a noi, perché se riformiamo la seconda parte della Carta Costituzionale, se a ottobre ci sarà una straordinaria partecipazione di milioni di cittadini, nonostante che non c'è bisogno del voto, sarebbe sufficiente una piccola partecipazione, non è in discussione l'esito del referendum, ma qui stiamo discutendo di una cosa che riguarda tutti quanti noi. Quindi è bene, al di là del quorum, che ci sia una partecipazione di milioni di cittadini. Per questo stiamo discutendo mesi prima dell'appuntamento, e creare una mobilitazione, una discussione, un confronto, paese per paese, città per città, quartiere per quartiere, e creare una condizione di una maggiore consapevolezza intorno a questa battaglia. Noi lo vogliamo fare anche perché vogliamo appunto rilanciare una grande sfida sul tema della riforma della politica, riforma delle istituzioni. Qui i temi sono quelli che parlano poi alla pancia del paese, sono gli stipendi dei consiglieri regionali, sono un diffondersi, diciamo, di istituzioni sbagliate che non ci aiutano a contenere né i costi della finanza pubblica né a fare politiche di investimento, di crescita in un paese come il nostro. Ecco le ragioni di fondo che stanno dietro questa riforma. E poi, dell'ultima considerazione che vorrei fare, questo è un paese curioso. E noi stessi, a volte anche i mezzi di comunicazione, la stampa, l'opinione pubblica che si creano attraverso le televisioni, noi spesso chiediamo alla politica di decidere, noi spesso chiediamo alla politica di non rinviare, noi spesso chiediamo alle istituzioni di fare le cose che si annunciano e si dicono. Poi quando si fanno, quando si realizzano, quando si mette in campo un processo di questa portata dal punto di vista riformatore, si alzano muri, si creano difficoltà e tutto diventa più difficile, tutto diventa più complicato. Qui c'è forse il punto più forte dell'esperienza che si sta realizzando nel governo del Paese, e cioè la determinazione, la capacità di portare avanti un programma di riforme che non dovevamo fare adesso, dovevamo fare 15-20 anni fa. E forse l'integrazione europea sarebbe stata diversa, e forse il costo che stiamo pagando per quella integrazione sarebbe stato diverso se avessimo 15-20 anni fa riformato profondamente questo paese. Se lo facciamo adesso, lo facciamo già con un notevole ritardo, ma non sprechiamo questa occasione, non perdiamo questa opportunità, perché questo ci consentirà di essere più moderni, più efficaci, più trasparenti. Ricostruire un prestigio delle istituzioni, senza le istituzioni democratiche riconquistano un prestigio, una funzione, non c'è futuro per nessuno. Senza una politica in grado di decidere, in grado di produrre atti, di fare scelte, non c'è futuro per nessuno. Ecco, questo è quello che sta davanti a noi. Io mi auguro che, a partire dalla nascita di questi comitati, dal fatto che avviamo già da adesso, qui a maggio, da qui a ottobre, mesi prima, una campagna di discussione e di confronto, può consentire a tanti e a tante di essere protagoniste di questa battaglia, di sentirsi pienamente in campo. Stiamo modificando una parte sostanziale della nostra Carta Costituzionale, tutto sarà cambiato se prevarrà il sì, e io credo che sia necessario che tutto questo avvenga, diciamo, dentro una straordinaria partecipazione popolare. Comunque, qualunque sia la vostra opinione, l'importante è stare dentro questo processo, perché questa è la ragione per cui stiamo insieme. Non stiamo discutendo di un piccolo problema, di una singola questione, per quanto importante, stiamo discutendo delle ragioni per cui un paese di 60 milioni di abitanti stanno insieme.
pur collocato nei loro, ognuno di noi nei nostri paesi, nelle nostre città, nelle nostre regioni, ma siamo un grande paese che è l'Italia e dunque vale la pena essere protagonisti fino in fondo in questo appuntamento di ottobre. Io vi invito a riflettere sulle ragioni del sì, ma comunque la pensiate, comunque ritenete questo, credo che sia importante che ognuno di voi, in ogni famiglia, in ogni luogo di lavoro, in ogni parrocchia, appunto, in ogni piazza ci sia la possibilità di un confronto, di una discussione e soprattutto poi una straordinaria partecipazione al voto, quella domenica di ottobre, e che sia la domenica in cui nascerà una nuova Italia e può nascere una Italia che può guardare al futuro con maggiore speranza, con maggiore serenità. Abbiamo il dovere, soprattutto verso le giovani generazioni, di consegnare a tutti quanti noi un paese che è in grado di guardare al proprio futuro con maggiore speranza. Siamo la prima generazione che rischia di consegnare ai propri figli un futuro più incerto di quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Abbiamo una enorme responsabilità da questo punto di vista, da ogni punto di vista. E allora è bene fare una riflessione insieme, tutti quanti insieme, anche per consentire alla nuova generazione di poter vivere in un paese più moderno, più integrato, più in grado di competere con altri paesi europei e mondiali. Questo è il nostro compito, questa è la sfida che sta davanti a noi. Grazie dell'attenzione.